Benvenuti ad un nuovo appuntamento con TG Video Diritto. Queste le principali news. Decreto procure e digitalizzazione della giustizia. Il via libera definitivo del Senato. Fisco e nuove misure cautelari. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. Cartellino obbligatorio per i dipendenti pubblici. Il ministro Brunetta illustra le nuove disposizioni. I beni del fondo coniugale sono esclusi dal fallimento. La precisazione in un'interessante sentenza della Cassazione. Con la votazione del 17 febbraio scorso, il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto sulla funzionalità del sistema giudiziario. I principali contenuti del provvedimento. Talune disposizioni per risolvere il problema delle sedi vacanti nelle procure disagiate, prevedendo in particolare la possibilità del Consiglio Superiore della Magistratura di disporre il trasferimento d'ufficio dei magistrati. La proroga dell'incarico ai magistrati onorari in scadenza il 31 dicembre 2009. L'adozione delle regole tecniche per il funzionamento del processo telematico attraverso l'uso della posta elettronica certificata nel processo civile e penale. Contrastare l'evasione da riscossione, cioè il fenomeno in base al quale il credito tributario al termine dell'iter procedimentale della riscossione risulta inesigibile, poiché non sono presenti beni del contribuente da aggredire. È questo lo scopo delle nuove disposizioni in materia di misure cautelari a tutela del credito tributario esplicate dall'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 4 del 15 febbraio scorso. In base alle nuove norme, le misure cautelari sono applicabili anche ai crediti per imposte ed interessi. La loro validità è estesa anche nella successiva fase della riscossione. Sono applicabili anche ai crediti che scaturiscono dall'avviso di recupero di somme indebitamente utilizzate in compensazione. Dal 13 febbraio scorso è scattato l'obbligo di portare il cartellino di riconoscimento per i dipendenti pubblici che sono a contatto con il pubblico. Sulle nuove disposizioni che hanno l'obiettivo di attuare la trasparenza nell'attività della pubblica amministrazione è intervenuta la circolare numero 3 del 17 febbraio scorso, a firma del ministro Brunetta. La circolare precisa che sul cartellino dovrà essere indicato nome e cognome del dipendente, ma non la data di nascita. In alternativa si potrà esporre sulla scrivania una targa con il nominativo. L'inosservanza delle prescrizioni sarà sanzionata con la decurtazione dello stipendio. Sono esenti dall'obbligo i magistrati, gli avvocati dello Stato, i professori universitari, il personale delle forze armate e delle forze di polizia, i vigili del fuoco, i diplomatici e i prefetti. Non sono compresi nel fallimento i beni costituiti nel fondo patrimoniale. La prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza numero 1112 del 22 gennaio scorso, ha accolto il ricorso di un imprenditore che chiedeva la revoca di un provvedimento con cui il Tribunale di Potenza aveva autorizzato l'acquisizione, all'attivo del fallimento, di alcuni beni immobili appartenenti al fondo patrimoniale che l'uomo aveva costituito con la moglie. I beni costituiti nel fondo patrimoniale, precisano gli Ermellini, sono rappresentativi di un patrimonio separato destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori.